pure io questo, vediamo se è fattibile. Per misurare 30 centimetri ha fatto così. Ragazzi, non ho mai sbagliato un buco però. Ah, meno male. Magari piace un A noi il Simone Bellini ci piace così com'è. Molto bene, ci siamo qui quest'oggi con il padellone. Goddamn, Simone Bellini in the building. Il oggi più fresco. Già lo sapete, oggi lo spacchiamo con Real. Perché? Perché testiamo la sua forza, regà. Quindi no excuses, partiamo subito con questo test. Io sono davvero curioso di sapere, goddamn, qual è il potenziale di questo ragazzo. Il gnocco più gnocco d'Italia qua. Goddamn, guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. Ma ora devo farò una figura del cavolo qua, perché non sono per niente forte. Soprattutto con... ho saputo che cosa vuole farmi fare e secondo me non ce l'ho per niente allenate. Sarà davvero interessante. Cos'è sta roba? Fratello mio, cos'è sta roba? Adesso lo vedrai subito cos'è sta roba. Voi dovete sapere che il fratello è un ragazzo che si destreggia nella pesistica, quindi in palestra. Ed è proprio per questo che la cosa figa è capire qual è il suo potenziale qui con il Cali. Quindi adesso andiamo a vedere come si comporta con i dips. Quindi semplice fratello, ti metterei così, okay. Mani parallele, belle simmetriche. Scendi giù e poi spingi. Scendi giù e poi spingi. Mi raccomando, ti do un consiglio. Se vuoi cercare di esprimere al massimo il tuo potenziale quando fai questo esercizio, cerca di non tenere il petto aperto, okay? Ok? Perché in questo modo, con il petto più chiuso, riesci a controllare di più il movimento, spingere di più con il petto e anche con la spalla. Adesso andiamo a vedere prima di tutto quante ripetizioni riesci a eseguire di seguito. Dopodiché andiamo a vedere con il sovraccarico quanto riesci a spingere verso l'alto. Ci siamo, fratello? Ne faccio due. Due? Non ti risparmiare, fratello. Quindi e allora, qua la gente volete quando spingi. Così e il petto non in fuori. Bravissimo. E scendi. Però scusa, io sono... Ora, se siete dei giganti come fratello Simone, Yansen, e i vostri piedi toccano per terra, cosa dovete fare? Andate sempre sopra, piegate le gambe portando i talloni indietro, ok? In questo modo. Facciamolo duro. Quindi è così? Sì. Così, scendi e torni su. E così. Bravo, 1, 3, 4, sciallo, 6, butta fuori l'aria quando spingi. Fuori l'aria. Ok. 13, goddamn, durissimo qua. 14. Oh, 15. Ok. Pensavo molto peggio, posso dirti sincero. Bro, ci credo, se non l'hai mai fatto è normale che pensi il peggio. Però ti sei comportato bene, anzi, direi che associando pure il movimento a quel verso ci hai fatto capire che guarda ti che stai masticando. Fare il verso è stancante. È appunto, per quello, capito? È il doppio dell'utilizzo delle energie, raga. 30. Bene, fate voi ragazzi se volete contarne 15 o volete contarne 30. A noi il Simone Bellini ci piace così com'è. Quindi dipende da voi. Andremo ad aggiungere i kill. Prima ne metteremo 5, poi ne metteremo 10 e poi 15. E vediamo fino a quanto arriva. Io sono davvero curioso. Oh, fratello, mi raccomando, non ti spaccare niente, eh. Non mi sto cagando addosso. E ci credo, fra, e fai bene. È un collare sta roba. No, fratello mio, tra l'altro sarebbe un po' grosso come collare. Che lui è un creativo, eh. Se non avete visto il video con il rosso, che è un suo amico, è lui che mi ha presentato il rosso, Yansen. Ed ecco perché fa... Ah, ma voi avete tutte quelle tendenze un po' crazy creativa voi, eh. Ragazzi, questa l'aveva preso per un collare, se la stava mettendo al collo. Questo ragazzo è un po' fetish. Si attacca qua il peso, no? Sì? Ok. No? Ok, no. È creativo, se ci piace. Non mi picchi. Bene, come si mette questo? Qui, okay. Molto easy. Dopodiché cosa vai a fare? Ficchi la catena, Yansen, entrambi i buchi. Poi ci metti il peso. E dopo te ne va a fare. E chiudi. Ah, okay. Okay? Ok. Molto chill. Vado a prendere i chili, fratello, non scappare, eh. Pensa che io sia forte. Ma che si faceva questo? Allora, quando tu vai a fare la zavorra, la tecnica è fondamentale. Quindi mi raccomando, parti a braccia tese, scendi, cerca di spezzare il parallelo, ok? Ok. E poi butti fuori l'aria e torna in posizione.
devi essere proprio perfetto, altrimenti se ti sbilanci in qualche modo rischiamo di farci male. Ok? Vai fratellino. Allora, quindi devo metterlo dentro? Sì, mettilo dentro. Facci vedere se sei bravo a metterlo dentro. Fede, là abbiamo un problema grande, eh. Eh sì? Non ho mai sbagliato buco però. Ah, meno male, cazzo, quello sarebbe un problema, eh. Primo level 5 kg. E via. Fuori. Adò, e stop. Solo una, fratello. Ah, solo il figo che quando alziamo i chili poi non parla più, eh. L'esperienza questa. Brody, in realtà è anche un po' di intelligenza. Vorrei avere metà dell'esperienza che GP ha coi buchi. Senz'altro fratello ci ha visto bene ragazzi, eh? Quello si impara con il tempo, l'esperienza, Jansen. 10 kg di picchi. Il fratello è forte, eh? Guardiamo ragazzi miei. Ma allora, se tu alzi 100, sto alzando 10, sto alzando. Brody, tu non pensare a me, io faccio questo per campare, tu no. Ora ragazzi miei, quello che io voglio innanzitutto, visto che qua il fratello Bellini sta spingendo duro, se non l'avete ancora fatto schiacciate like sotto questo video, goddamn. Quanti like vogliamo sotto questo video? Ma io direi almeno 15.000 like. Allora almeno 15.000 like e torniamo con il fratello Bellini, goddamn, dove proverà un mio workout. O meglio, magari dove proverà del freestyle, non so. Quello che volete scrivetelo nei commenti, fatecelo sapere raga. Io devo fare quello che fai tu? Esattamente. Quel giorno lì avrei bisogno di un bel caschetto, ginocchiere eccetera, perché ci sarà da divertirsi. E direi di passare direttamente con 20. Direttamente con 20, ci piace il fratello. Facciamolo, vado a prendere i chili. Sono in posizione molto strana, posso dirvi. No, io ho chiesto direttamente 20 kg perché sennò proprio il video diventava troppo lungo e il videomaker che avete dietro di voi deve montare troppo tempo. Mi sembra giusto qua, ma tu non ti preoccupare per lui perché è abituato a lavorare sotto, goddamn, sennò ci abbatto. Oh, 20 kg qua ragazzi, durissimo. Sola. 30 diretti, subito. 30 diretti. 30 diretti, subito. Secondo me io faccio sti 30 e poi dopo basta, non ce la faccio più. È convinto che io sia forte, ma io non sono forte. Ho paura, mamma, vieni a prendere, ti prego. Mamma. Papà. Quando vuoi. Ha voglia di spingere, ragazzi. Quando vuoi, con quell'aggressività ho avuto quasi paura. Quando lo fai, non ti vuoi dire niente. Oh, secondo voi qual è sarà il suo massimale? Me lo dovete scrivere prima ancora di vederlo. Adesso. Io ho un obiettivo, se vuoi saperlo. Tu fai 100, giusto? Sì. L'obiettivo è fare almeno la metà. 50. Almeno la metà. Sheesh! Ragazzi miei, per un ragazzo che non ha mai spinto di questo, fare 50 kg cadeo, direi che è un ottimo risultato. Quindi no scusi se riesci, frate. Oh. Mettiamo d'accordo perché tu hai bisogno di essere seguito da qualcuno che ne sa, come il sottoscritto. Tu avevi detto 40 kg all'inizio. Bro, 40 kg è un buon numero. Vediamo un po' come si comporta qui, perché sincero 40 kg sono quasi anche di più della metà del suo peso. Tu quanto pesi? Io ora 72. Vedete ragazzi, qua sta tirando su praticamente il 60%. Quindi la roba non è che è potente, eh. Io quando ho iniziato di palestra pesavo 81 kg, avevo un po' di ciccetta. Poi ho fatto tutta una dieta zero sgarri, riso, tacchino, merluzzo. Ho perso 11 kg in un mese e mezzo. Un mese e tre settimane. 11 kg, ragazzi miei, in un mese e mezzo. Questo si chiama dedizione. Vuol dire che il fratello sa cosa vuol dire l'impegno, cosa vuol dire la costanza. Ragazzi, questi sono risultati che solamente, bravo, se avete la mentalità riuscite a portare a casa. Sono curioso di vedere un po' quest'estate e il fratello qua come sarà a manzo. Bro, andremo nelle spiagge italiane qua, a fare conquistadores quest'estate. Ma io con te col cazzo che ci vengo tu. Bro, te facciamo spalletta, se non gli piace il chocolate milk magari piace il white chocolate. E se non gli piace un white chocolate bisogna trovare qualcuno che sta nel mezzo che ci fa un bel... Io la maglia non me la tolgo se tu hai ancora la maglia... Tu non ti preoccupare, allora tu immagini... E neanche i pantaloni, sinceramente. Non dico altro, ragazzi. Vai, proviamo. Ulla. Ok. Questa però te la devo era un po' rifare. Sporca, era un po' sporca, era un po' sporca. La devo far rifare perché devi scendere, bloccare almeno al parallelo. Che non si scappa con la gente di YouTube, Quelli sono a casa che guardano al minimo dettaglio, non è che vuoi farti demolire da loro. No, no, no. Dimostragli che la quality è la quality, quindi vogliamo vedere almeno. E torni su. Invito proprio. Durissimo.
cui ragazzi mai sottovalutare la situazione, perché proprio in quel momento che la state sottovalutando è lì che non state più pensando a come deve essere l'impostazione eccetera, perdete la concentrazione e non riuscirete poi a utilizzare la vostra forza, la forza che avete, capito? È come se la lasciate a parte, quindi focus dall'inizio fino alla fine. Ci siamo? Io ti darei ancora 30 secondi. Ok. Mi raccomando, fratello. Bello duro. Oh raga, mi raccomando, se ancora non lo fate, goddamn. Oh, seguiteci su quell'Instagram durissimo, che su Instagram mettiamo stories heavy, già lo sapete, tra le stories, i reels, i post e tutto, e gli amici stretti, anzi la roba sta sosi, testi, interessanti. Quindi mi raccomando, passate dal nostro Instagram. Ehi, metto pure il link in descrizione del suo canale. Ehi, non fate quelli che cappano, supportate la gang. Ti prego, inizia a seguirmi, sennò mia mamma si mette a piangere. Ma dico, stai scherzando? E fu così che cominciò a perdere follower. No. Facciamolo duro, regà, quest'oggi qui con Simone Berlini, che testando la sua potenza. Andiamo qui con quei 40 kg. Hey. Pronti? Ci siamo, frate. Durissimo. Frate! Ci stiamo avvicinando sempre di più a quello che è il suo obiettivo, il 50. E che lui dice, se tu fai 100, come minimo io devo fare 50. A me mi piace questo atteggiamento, Yansen. Questo si chiama stimolo, si chiama motivation, Yansen. Quella sana competizione. I like that. Quindi adesso vediamo, 45 sono già pronti. Vediamo come si comporta. Io ho trovato la tecnica, come cazzo mi alzo? Frate, mi sa che dovrei usare le gambette, Allora, mi hanno spiegato che dovrei metterli in mezzo, così dovrebbe essere anche un po' più... Se voi avete dischi in mezzo le gambe, potete chiudere le gambe e chiudendo le gambe riuscirete a sentirvi molto più composti, duri, Yansen, compatti, che è la cosa che serve, fondamentale, se vogliamo isolare il movimento e concentrarci soltanto sul dip in sé, Yansen. Quindi isoliamo il corpo, tutto rigido, bene, siamo pronti? Si vola. Dai, vamo! Fratello! Questo sicuramente sarà un buono spunto per lui per tornare in palestra e alzare il livello. Ah, ora ho imparato un nuovo esercizio. Questo qua non ce l'ho in... La scheda? In scheda. Lo devi aggiungere per forza, perché se non sai gestire il tuo corpo, goddamn. Questo qua cos'è che allena? Dorso? No. No? Oh shit! Ragazzi, dopo questa... No, non lo so. Cioè, io sento qua. Appunto! Dips uguale petto, tricipiti e ben richiamata anche la spalla. Yansen! Prendete nota, raga, Coach Showtime mi sta parlando. Yes, Sorsky! Ora, goddamn! Andremo a testare l'esplosività, in questo caso con il salto in alto. Andremo, volta per volta, ad aumentare il numero di tappeti. Già, come potete vedere, l'altezza non è così scontata. Andremo ad aumentarla volta per volta e vediamo un po' come si comporta. Quindi, mi faccio malissimo. Proprio per questo che abbiamo deciso di fare il salto sui tappeti, ragazzi. Ricordate sempre, lavorate in sicurezza, sennò avremmo scelto dei box in legno e lì la roba non era così divertente, Anche questa qua è una cosa che non ho mai fatto, quindi devi spiegarmela. Va bene, allora adesso vi spiego anche voi a casa, se non avete visto i miei video vecchi, la tecnica per saltare più potente, ve la rispiego velocemente. Quindi, in questo caso, partiamo, braccia in avanti. Perché questo? Le braccia saranno fondamentali per dare più potenza, più impatto al salto. Quindi io parto braccio in avanti, scendo, le braccia vanno indietro, salto. E quando salto, le braccia più saranno energiche verso l'alto, più ci porteranno lo slancio verso l'alto. Ovviamente abbinato al movimento delle gambe. Altra cosa fondamentale per riuscire a saltare sempre più in alto, essere bravi, ok, a chiudere le gambe al petto. Più chiudete le gambe al petto, più riuscirete a ridurre il margine, Yansen, di errore nel salto. Facciamolo duro, primo step, primo livello. Cado sicuro al 100%. Bro, se cadi a questa altezza... No, mi devi tirare un pugno, veramente. Come minimo, fratello. 2, 1. Durissimo! Non ho fatto lo slancio con le braccia. Lo slancio con le braccia invece c'è stato. Devi però chiuderti di più nell'arrivo. Le tue gambe non erano per niente chiuse all'addome.
più aumenteremo i tappeti, più devi essere bravo a chiuderti. Andremo ad aggiungere almeno 30 centimetri, regà. 30 centimetri in più con questo tappeto, facciamolo. Da più. Notare che per misurare 30 centimetri ha fatto così. Ragazzi, è così che va. Occhio al telefono. Queste sono misure che riconosco. Come faccio a saltare sta roba? Questo sarà davvero interessante, regà. Aspettative, non ce la faccio. Finché non avrai fiducia in te stesso, la tua non sarà vita. Per niente, ma io so già, so i miei limiti, questo non ce la faccio. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sai affatto! Ci proviamo? Facciamolo duro, fratello! Tre! Più che in due! Due! Uno! Non vede? Il livello 2 l'ha fatto chill, ragazzi, eh! Qua abbiamo anche la momiola, mi raccomando, ve lo ricordo, se non ci seguite su Instagram, cagate, questo avevo già caricato prima ancora che usciva il video. Quindi se voi mi seguivate su Instagram lo vedevate nelle stories, sia mie che nelle sue, perché anche lui l'ha condiviso. Ovvio. Volevo dire che ho tolto la felpa perché tipo avevo le zavorre dentro la felpa. Come insegna il buon Goku, ragazzi miei, utilizzare vestiti che pesano vi aiutano ad aumentare la vostra forza. Adesso ho tolto la felpa che pesava più o meno 15 kg e quindi adesso sicuramente alzerà il livello. C'è da dire, qui abbiamo alzato il livello anche con i tappeti, abbiamo aggiunto un altro tappeto da 30 cm e ne abbiamo tolto uno che valeva tipo 10 cm. Comunque sia, potete vedere voi stessi, mettete di fianco alla... Sì, 10 cm. Mettete di fianco, fai capire l'altezza. Quindi capite voi stessi che qua il fratello non sta scherzando, sta per saltare quasi... Dai, non sono così basso. Quasi un nano. No? Quasi... Hai saltato un nano così. No, cioè... Pit è alto tipo così. Shish. Quindi no, un po' di più. Sono stata una ragazza media, dai. 1,40. Sta saltando una ragazza di. Questo è grave, ragazzi. Io mi dissocio, non vado avanti. Anche io, Calmati, ma calma! Ma calmati tu! Ma calma. Imbecille! Calmati tu! Io. Devi prendere la rincorsa. Puoi decidere tu stesso se farlo con la rincorsa o fai il salto da fermo, come preferisci. Come mi consigli? Allora, se salti da fermo dovrebbe essere più difficile, quindi con la rincorsa è più facile. Però c'è da dire anche che quando tu fai il salto in corsa devi essere bravo a prendere il tempo giusto. Ci siamo? Ci siamo, fratello. Quasi, veramente. Quasi, hai ancora due tentativi perché funziona così. 1,35 m, 1,30 m. Quindi sì, siamo lì verso l'altezza, tu sei un metro, Io sono 1,83 m, 1,84 m, dipende. Il fratello è una giraffa, siamo lì, Io sono 1,82 m, lui 1,83 m. Goddamn. Io però con il mio ciuffo lì su, ti batto che divento 1,86 m. Oh, regà. Mo lo provo pure io questo, vediamo se è fattibile. Contro sta cosa l'ho sentito anch'io, ho sentito tipo un brezzo sopra i miei capelli, cade, ma sono rischiata, comunque mi ha umiliato proprio, cioè sei proprio un amico. Bello mio, questa è motivation, ma... devi tirare fuori quella competitività, insomma devi tirare fuori quella competitività che hai tirato fuori prima, sai? Quindi se GP ce l'ha fatta puoi farlo anche tu. No, però ce l'ho. Ti fa spaccare. Ho fatto calcio 10 anni per niente. No, vabbè, dimostralo. Dimostralo, vale. No! L'ultimo tentativo, dai. I trucchi del mestiere. Abbiamo guardato alla moviola, goddamn. Che cosa ha sbagliato il fratello Berlini? Il fratello ha saltato molto sotto i tappeti. Quando tu stai facendo un salto in movimento, devi calcolare lo spostamento. Quindi tu stai saltando, ma il corpo va comunque in avanti. Di conseguenza, se vai sotto troppo ai tappeti, quando stai saltando non avrai il tempo per chiuderti. Quindi, la cosa che consiglio, se stai facendo un salto in movimento, in corsa, cerca di saltare qualche centimetro prima.
Se invece fai il salto da fermo, allora lì sì che puoi pensare di essere un pochino sotto ai tappeti, perché comunque il salto sarà molto più verticale e sarà quindi lì il nostro focus sarà nel chiudersi il più possibile. Mortan guerrieri, come dura fare il coach. L'avevo visto! Laggiù! Dove è andato? Era diretto verso di voi! Non abbiamo visto niente! Vi stava venendo incontro! Tu l'hai visto, Jeff? No, io no. Ho appena intravisto una sagoma nerastra. Porca madosca! Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Che comunque sia, ti sei fermato quando hai fatto il salto. Perché tu fai zoom, 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 fai... E poi ti fermi. Ma, e quindi è quasi un salto da fermo. Invece tu corri, però stai comunque andando avanti. Cerca di... Mi conviene farlo da fermo, secondo me. Eh sì. No, non ce la faccio. Adesso hai fatto due tempi. Che vuol dire due tempi? Sì. Hai sentito? No. Hai fatto tipo... E quindi non si fa. Sbagliato. Devi cercare di essere più duro così. Fai. No, no, no. È alto, eh? Siamo arrivati al momento clou qua, ragazzi miei. Adesso vediamo un po' come si comporta con i push-ups. Però, Jansen, non vogliamo vedere il massimale di numero di push-up perché può diventare noioso. Teniamo sempre l'asticella alta. Facciamo così. Due ripetizioni di push-up e noi aumenteremo di volta per volta i chili sulla tua schiena. Voglio vedere qual è la tua forza anche qui. Cosa scopro anch'io? Perché io non ho mai fatto una roba del genere, giuro. Muy bien, my bro! Qui siamo qua per scoprire i nostri potenziali. Mi metto GP mentre lo faccio. Ma è facile, secondo me. Ma cosa? Sì, ce la puoi fare. Così, quanto pesi? 80, 90 kg? 90, ce la puoi fare. Livello numero 1, partiamo con 10 kg. Due ripetizioni sono sufficienti. Vai, fratello. Uno. E due. Scioltezza, vai, riposta. Aumentiamo di altri 10 kg, quindi andiamo a 20 kg o preferisci aumentare di 5? 10. È una domanda tra bocchetto, volevo vedere la sua risposta. E ha detto quella giusta. Se rispondevo 5 secondo me. Qua abbiamo già il disco da 20 pronto. Due ripetizioni, fratello. Ci siamo? Quando vuoi. 3, 2, 1. Sì! Sì! Mi fa dai, morire. Dai, dai, posso dirti, pensavo molto peggio con 20 kg. Pensavo veramente. Io ho visto il tuo potenziale. Hai fatto 40 kg di dip. Se non 45, non me lo ricordo, dove è andato a vederlo. No, 45 indietro. Ho ceduto. Secondo me arrivi a 40 kg anche qua. Vediamo. Livello numero 3, regà. Adesso andiamo su 30. Disco da 20. Bao. Disco da 10. Bao. Io rimango qua per controllare che tutto a posto e via. Ma qua possiamo già passare a 40, no? 40 lo farà chill. Il 50 sarà la vera sfida per lui. Ma provo il 40, non ce la faccio e faccio una figura di merda. Minchia. Oh, ci siamo? Ci siamo, padre. Nice. Vamos. 50 kg sarà il prossimo level da sbloccare. Ci riuscirà? Secondo voi il nostro guerriero riuscirà a portare a termine la sua missione? No. No! Come avete visto, regà, da buon coach ci avevo visto bene. Quindi il fratello ha solamente spaccato, non ha deluso le mie aspettative, anzi, ti ringrazio, bro. Grazie mille. Di essere venuto veramente qui e che ti sei messo in gioco. Io metto il link in descrizione a tutti i suoi canali, TikTok, Instagram, YouTube. Mi raccomando, andate a seguire che il fratello spinge durissimo sui suoi canali. State connessi perché continueremo a portare il livello sempre più alto. 15.000 like per un altro contenuto con lui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ce lo sapete come lo facciamo. La quality per Berlini. Bella, raga, mettete like. Un bacione. Yeah.